Oggi, poco prima della metà dell'anno, facciamo un aggiornamento veloce dei migliori conti deposito disponibili per fine 24 e proviamo brevemente a vedere quali sono, quanto rendono e se ci sono alternative più allettanti in generale ed eventualmente quali sono. Detto ciò, queste che vediamo sono le migliori possibilità che ho trovato io in questo momento. Se voi nel tempo ne trovate delle altre oppure delle migliori, scrivetele qui sotto nei commenti e anche successivamente evidenzierò il commento con le migliori offerte disponibili. L'unica cosa importante quando scegliete un conto, che sia questo corrente o deposito, è di fare attenzione a non fare solamente affidamento ai calcolatori online per i migliori conti correnti o deposito, che non sono spesso al 100% affidabili, nella mia esperienza almeno, perché contengono solamente un sottoinsieme dei conti disponibili, tipicamente solo quelli che pagano per apparire appunto in quel tipo di vetrine e quasi sempre infatti non mostrano le migliori offerte disponibili sul mercato, comprese alcune di quelle che vedremo in questo video. E l'ultima cosa prima di iniziare è che questo video, ovviamente, essendo una comparazione, non è sponsorizzato da nessuno dei servizi che menzionerò e purtroppo per ora credo che non ho nemmeno un link in vita a un amico per nessuno di questi conti. Ma se lo trovo, sicuramente lo lascio qui sotto in descrizione. Ma in generale, se apprezzate questo genere di contenuti e questo video vi è utile in qualche modo, lasciate un mi piace per l'algoritmo di YouTube che aiuta enormemente il canale e a mostrare questo video sempre a più persone. E se lo farete, vi ringrazio. Ma partiamo dal dove mettere quei soldi che vi servono al massimo da qui a un anno, e in questo caso una delle poche e migliori soluzioni è probabilmente tenere i soldi su dei conti correnti o conti deposito svincolati che pagano interessi sulla liquidità, come ad esempio BBVA con l'offerta ancora attiva del 4% sulla liquidità depositata sul conto corrente e che rappresenta il 2,96% netto anno e che viene accreditato mensilmente e sarà valido fino a gennaio del 2025 e senza nessun tipo di vincolo e soprattutto con zero costi in generale. Ad oggi c'è ancora disponibile il cashback del 4% su quello che spendete mensilmente, che però è limitato a 200 euro, quindi sono al massimo 8 euro in più che vi beccate e non ci farei magari un grande affidamento, ma comunque sono meglio di niente. O altrimenti, sempre per la liquidità o per tenere quei soldi che vi servono al massimo da qui a un anno, l'offerta migliore forse per ora è quella di ING Direct, che è valida, se aprite il conto, mi sembra fino all'11 maggio, con il 5% lordo anno se accreditate lo stipendio, che è anche il rendimento migliore ad oggi che ho trovato per investimenti da qui a un anno e che rappresenta il 3,7% netto. Quindi non è per nulla male, ma ahimè durerà solamente appunto un anno, dopo di cui non penso che ci saranno altri interessi sul conto corrente e quindi dovrete provvedere nuovamente probabilmente a spostare la liquidità. E inoltre richiede un paio di requisiti per essere soddisfatto, come ad esempio l'accredito dello stipendio o tre bonifici di importo superiore ai 1000 euro nei primi 3 mesi. Mentre se non si soddisfano queste condizioni dello stipendio si scende al 3% lordo annuo. In alternativa poi a questi conti correnti o deposito, per chi si sente un po' più sicuro magari di investire anche sui mercati finanziari, ci sono ovviamente i fondi monetari, che sono un investimento con tutti i pro e contro del caso, ma considerabile in generale a bassissimo rischio, e ne ho già parlato nel dettaglio in altri video che magari lascio qui sotto in descrizione, e che ad oggi offrono dei rendimenti paragonabili a quelli che abbiamo visto, di circa il 4%. Quindi se avete già uno dei conti che ho menzionato o avete intenzione di aprirne uno, non c'è una particolare convenienza, almeno ad oggi, ad investire in fondi monetari, a meno che anche i tassi di interesse non si alzino nei prossimi mesi. Mentre invece, se avete già dei fondi monetari, ovviamente vanno sempre bene quelli e potete tenerli. E per acquistare questo tipo di strumenti potete farlo in autonomia con qualsiasi broker disponibile anche in Italia o utilizzando servizi gestiti, come ad esempio Liquidità Più di Moneyfarm, che ad oggi ha rendimenti del 3,9% lordo annuo. E per i soldi invece vi da vincolare da qui a 2 anni. Le migliori possibilità che ho trovato sono Banca Sistema e Banca Progetto, che hanno tassi di interesse rispettivamente del 4,35% e del 4,10%. Ma nel caso di Banca Sistema, l'imposta di bollo annuale dello 0,2% è a carico della banca, per cui il rendimento netto, considerando anche questo, è pressoché identico. Entrambe hanno un rendimento netto più basso, ovviamente, di ING, almeno su base annua, ma dura di più nel tempo complessivamente in questo caso, e quindi genererete più interessi sicuri, almeno se sapete già che quel capitale non vi servirà da qui appunto a 2 anni. Mentre se sceglierete di mettere il capitale su BBVA o ING, c'è il rischio che da qui a un anno i tassi di interesse potrebbero essere scesi e in quei casi vi ritrovereste tra 12 mesi
o meno con i soldi in mano, ma senza soluzioni magari allettanti dove metterli. E infine, per vincoli a 3 anni, i migliori conti che ho trovato sono Cherry Bank, con un tasso di interesse del 4,5% circa o 3,33% netto, o ancora Banca Progetto con il 3,29% netto e Banca Sistema con il 3,21% netto, che rimangono in generale dei buoni rendimenti per questo tipo di strumenti. Tuttavia sono anche paragonabili a obbligazioni italiane e non per gli stessi orizzonti temporali, e quindi potrebbe valere la pena diversificare un minimo se volete investire magari ingenti somme di capitale da qui a 3 anni. Tuttavia, quello che è importante sapere per Banca Progetto e Cherry Bank è che il capitale è disponibile in circa 30 giorni da quando lo richiederete, quindi non è immediato, e sono soluzioni che, seppur sono svincolabili, non sono ideali per quei soldi che pensate possano servirvi da un momento all'altro, e questo magari non è prevedibile, come ad esempio per un fondo di emergenza. Non vedremo poi vincoli ancora più lunghi come quelli a 4-5 anni, perché per me perde un po' di senso investire in conti deposito con soluzioni così a lungo termine, visto che i rendimenti rimangono uguali o inferiori a quelli che abbiamo visto, e ci sono soluzioni migliori a quel punto, come quelle di cui tra poco parliamo. Io ad oggi ho una parte della liquidità su BBVA e in fondi monetari su Moneyfarm e su Liquidità Più, ed ho appena aperto ING Direct per sfruttare questa promozione del 5%, e ci terrò una parte comunque di liquidità, e soprattutto tutti quei soldi che dovrò pagare in tasse dal mio lavoro autonomo, visto che nel caso di lavoratori autonomi dovrò pagarle da qui a un anno circa, quando farò la dichiarazione dei redditi nel prossimo anno, il che quindi almeno per me lo rende perfetto per far maturare degli interessi anche sulle tasse che dovrò pagare, e quindi potrei considerarlo come un piccolo risparmio sulla tassazione, non dovendole appunto pagare ogni mese. Ma come sapete da alcuni miei vecchi aggiornamenti, ho sia Santander, in cui ho alcuni vincoli attivi, che i limiti, che però almeno ad oggi entrambe non sono molto competitive sulle nuove offerte, e preferirei quelle che ho menzionato fino ad ora. Per quanto riguarda invece le alternative disponibili che ci sono, come al solito tra quelle più conosciute e adottate ci sono i BTP, ad esempio BTP Valore, in uscita la prossima settimana dal 6 al 10 maggio. Ad oggi che registro non sappiamo ancora nulla sui rendimenti reali, ma quando uscirà questo video troverete sul canale già una live in cui parliamo e analizziamo nel dettaglio insieme a Paolo Coletti e discutiamo quanto è vantaggiosa questa emissione e che rendimenti ha. Oltre però ai BTP ci sono anche altre obbligazioni di altri paesi per diversificare anche emittente, che ad oggi hanno rendimenti interessanti comunque per orizzonti temporali brevi. E in generale i mercati finanziari, compreso il mercato azionario, soprattutto per investimenti superiori a 4-5 anni, iniziano ad avere molto più senso probabilmente di invece tutto il patrimonio diviso su 1000 conti deposito, che tipicamente non proteggono nemmeno il capitale dall'inflazione. E in particolare, ad esempio, un piano di accumulo in ETF è spesso la scelta migliore, come ho parlato anche nel video che ti lascio qui al lato. Se invece non te la senti proprio di investire da solo, ma comunque vorresti iniziare e hai già magari dei conti correnti e conti deposito per far maturare un minimo la liquidità, evita magari, se possibile, di rivolgerti ad enti locali che spesso ti spennano vivo, o magari controlla molto bene prima di investire con qualunque banca o altro servizio. O in alternativa ti lascio qua al lato una recensione di Moneyfarm, una piattaforma per fare questo in modo completamente automatizzato e con costi spesso molto più bassi magari della banca magari sotto casa. Detto ciò, grazie mille per avermi seguito, lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube e iscriviti per non perderti altri futuri video come questo, e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!